Ciao amici, da ieri il governo ha ottenuto la fiducia anche alla Camera, quindi è nel pieno dei suoi poteri. Staremo a vedere, io volevo condividere con voi un pensiero su questo governo che innanzitutto è guidato dal quinto presidente del Consiglio non eletto, ma ovviamente non si dice questa cosa, ma si parla di democrazia, da una coalizione che non si è presentata assieme alle elezioni, che ha fatto un accordo. Quello che è un accordo però lo si chiama contratto, dove all'interno del quale ci sono tantissime contraddizioni che prima o poi credo i nodi verranno al pettine. Abbiamo un ministro del lavoro che non ha mai lavorato, abbiamo sentito un discorso pieno di giustizialismo, già rumore di manette, si parla di provvedimenti senza sapere le coperture e quindi siamo, come Forza Italia, ho apprezzato la posizione di perplessità, di opposizione, ma di opposizione responsabile e rispettosa delle istituzioni, perché Forza Italia mai attaccherà il Presidente del Consiglio, i ministri dal punto di vista personale, ma sempre sui provvedimenti, e di questo ne sono molto felice. Volevo condividere anche con voi un pensiero su Salvini, che si è dimostrato un grande leader di partito della Lega, ma non un grande leader per il centrodestra come è sempre stato il presidente Berlusconi. Stiamo a vedere, perché credo che questo governo non riuscirà a rispettare nulla di quanto ha promesso. Buona giornata a tutti.